Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. E qui Jovispo che vi parla, benvenuti nella player review di Marcus Rashford nella sua versione hero o eroe in italiano con 87 di rating. Prima di iniziare questa review vorrei che arrivassimo almeno a 50, facciamo 60 like o mi piace per questa carta e per questa review. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram. I link ai nostri social li trovate qui in descrizione. E vorrei ringraziare Simone Frascati per il like e per aver visto lo scorso video, quello di Giggs. E se anche voi volete essere salutati in un prossimo video, non esitate a commentare qui sotto, ragazzi, mi raccomando. E se vi va, ovviamente, scrivete ho condiviso il video, ma effettivamente fatelo, ragazzi, mi raccomando. Rashford ha una versione davvero interessante, questa. La versione headliner di conseguenza è arrivata ad 88 di rating, ma il prezzo è praticamente il doppio. Sinceramente Rashford in questa versione ha un prezzo giusto, perché ha dimostrato davvero tanto. Velocità, dribbling, tiro e passaggio, davvero molto molto interessante. Un giocatore velocissimo al pari di Aubameyang base, un dribbling davvero molto molto interessante, unito anche alle 5 stelle skill upgrade rispetto alle 4 che aveva prima. È un giocatore molto agile, sa controllare benissimo la palla e dribbla anche nello stretto con agilità e con eleganza. E appunto per il mio un altro pro, la sua eleganza o elegante. Ed il suo tiro è davvero molto molto interessante, in aria sa segnare, dalla distanza ha un bellissimo tiro di potenza, il long shot tutto sommato è abbastanza preciso ed il suo piazzamento è buonissimo, unito al work rate alto in attacco, medio in difesa. In più ha 4 stelle piede debole, che sono a parer mio un altro pro. Il tiro di Rashford è davvero molto molto interessante, peccato un po' per il long shot che a volte è impreciso, ma in aria finalizza veramente bene, si piazza benissimo in campo, unito anche a work rate alto in attacco, medio in difesa, poi una potenza tiro davvero mostruosa, il tiro a volo è abbastanza preciso, i rigori sono soggettivi ed ha anche 4 stelle piede debole che a parer mio sono un pro. Il passaggio con lui è veramente bellissimo, come avrete visto nella clip iniziale ho realizzato, se non erro, 8 assist, sono tantissimi per un attaccante, ragazzi, ed ha giocato 8 partite, sa passarla benissimo sia nel corto che nel lungo, cross molto molto preciso e la visione molto interessante. Tiro a giro tutto sommato non l'ho provato più di tanto, ma sinceramente non è proprio il suo tiro ideale, preferisco più appunto un tiro di potenza. Il colpo di testa non è il suo forte purtroppo, la resistenza è buona in questa card, corre tanto anche fino all'80esimo più o meno. La forza è a parer mio un piccolo contro. Come alternativa vi dico Mertens tra le icon Stoichkov 92, nella nazione vi dico Vardy, nella lega Aubameyang. Voglio farvi un confronto appunto con Aubameyang ed Rashford Potm 88. Allora, le in-game stats sono a favore ovviamente del Potm, ma la sua card costava, se non erro, un 500k, correggetemi se sbaglio, invece questo Rashford costa 295k. Prezzo, qualità a favore della versione, secondo me, 87. E Aubameyang è molto simile, ragazzi, molto molto simile a Rashford, ma tra i due sceglierei l'inglese, perché ha anche 5 stelle skill. Ragazzi, davvero un dribbling incredibile. Come stile intesa vi consiglio di aumentargli il tiro e il fisico. Il tiro per renderlo ancora più devastante con il suo long shot. Indice di ibridabilità da 1 a 5, allora sinceramente gli darei un 3.5. È inglese, ma i giocatori inglesi giocano per lo più in Premier League, purtroppo. Però è della Premier League, questo è un punto a favore. È un giocatore da Weekend League? A parer mio, sì ragazzi, consigliato. Ed il mio voto per questa card è un 9-. Un ottimo attaccante, ragazzi, assolutamente da provare. Se avete magari già una squadra fortissima potrete metterlo come super sub, oppure se state cercando un attaccante veloce in alternativa ad Aubameyang nella Premier League, vi consiglio di prendere lui. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale. Qui Jovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.